La differenza tra il primo e il secondo è che questo ha l'aggregata, adesso vado in sicurezza nel tetto, e quella invece non ha l'aggregata. Questa è la dimensione di un modulo fotovoltaico potenziato, ovvero tutto l'impianto sarà tutto ottimizzato anche in presenza di falda sud. Le prime impressioni, Sergio? Buonissime, molto ben organizzati, veramente bene. Oggi ragazzi siamo qua, ovvero Meduno. Meduno è un paesotto bello nella provincia di Pordenone. Oggi si realizzano due impianti, papà e figlio, due impianti sempre con il protocollo del fotovoltaico ciclo combinato, impianto con e senza aggregata, vedrai le differenze e soprattutto ad un certo punto del video, non so ancora dove, ti spiego perché siamo così intestarditi a fare video di installazioni e non video dove da una scrivania si parla di cose tecniche, che così finalmente ti svelo un po' sto mistero che tanti ci chiedono e soprattutto la smettete un po' di paragonarci ad altri youtuber, perché noi siamo tutto tranne che youtuber. Andiamo! Arrivati nella prima abitazione, quella di Simone, troviamo Rudy. Guarda che bella panza. Ecco. A che ora siete arrivati qua? Alle 8:30. Quindi siete partiti alle 7. Allora, se questa è l'abitazione di Simone, dove ti faccio vedere una parte di lavorazione, la via c'è l'abitazione di Sergio, dove si realizza il secondo impianto. La differenza tra il primo e il secondo è che questo ha l'aggregata, adesso vado in sicurezza nel tetto, e quella invece non ha l'aggregata. Perché? Perché ha voluto Simone, semplicemente per un fattore estetico e di sicurezza. Vuoi capire se hai le basi per la tua indipendenza energetica con il fotovoltaico a ciclo combinato? Clicca nel link in descrizione e compila gratis il modello di autoanalisi energetica all'interno del nostro blog. Qualcosa da dire? No, che è una bella giornata. Arrivando Simone, eccolo là, col trattore, perché le tegole poi verranno imbancalate, come vedi là, e poi verranno portate a casa di Damiano. Ciao Damiano. Emiliano. Sono un po' rincoglionito. Allora, due parole con Simone. Non sono da parole io. No. Noi ci conosciamo da qualche anno. Sì, un paio di anni. E ogni luglio lui decide di investire dei soldi con noi. Quindi chissà il prossimo anno. Prossimo investimento, ecco. Dai, un altro investimento. Mettiamo le batterie il prossimo anno. Come ti stai trovando, Simone? Anche se è vero, è poco, sono appena partiti i lavori. No, bene, bene. I ragazzi sono organizzati? Sì, sono arrivate in due squadre e sono veloci, molto bene. Così l'ho beccato subito a scottadito. Pannelli maggiorati, monocristallino, e adesso andiamo nel tetto. Tetto, sono nel tetto. Questo è un tetto particolare ed è un tetto abbastanza simile alla concezione veneta o anche friulana, dove sotto ci sono tavelloni, poi è stata fatta una gettata di qualche centimetro e la presenza di guaina in questo frangente non c'è. Quindi che cosa si è deciso? In tutta la parte relativa a dove verrà posizionato l'impianto fotovoltaico potenziato, perché qua come hai visto i moduli sono grandi, sono più potenti, erogano più di 500 watt monocristallino, perché siamo a sud spaccato, verranno eseguite due lavorazioni principali molto importanti. Al di là della rimozione delle tegole, la pulizia poi verrà fatta di questa superficie, ma verrà messo anche un tessuto non tessuto microforato per evitare la formazione di condense, e sopra poi la lamiera aggregata. Lamiera aggregata di qualche decimo in più rispetto a quella commerciale, e poi anche trattata a caldo. Questo permette di avere una durata per tanti anni. E siamo in presenza anche di un solare termico, come vedi una batteria di quattro pannelli che spingono per tutta la produzione dell'acqua calda sanitaria, e poi in inverno anche a integrazione, però quello è un altro tema. Il tema principale oggi è il fotovoltaico. In questo concetto si andrà ad ottimizzare la prestazione dell'impianto fotovoltaico e anche renderla un po' più estetica, diversamente dal lavoro che sta facendo Sergio, e cioè il papà di Simone. Lì non si è optato per l'aggregata. Le motivazioni che hanno spinto Simone all'installazione dell'aggregata sono: uno, il fattore estetico, perché qua siamo proprio sulla parte frontale dell'abitazione; due, per un fattore anche di sicurezza, perché lì c'è una statale dove passano i camion creano poi delle micro vibrazioni, e le micro vibrazioni portano poi le tegole, anche se erano un po' smaltate, portano un po' a muoversi e anche a spostarsi, per cui lavoro definitivo, via tegole e dentro l'aggregata. Alcuni passaggi fondamentali quando stai facendo lavorazioni di questo tipo: nella parte finale, adesso Pietro ha già smantellato tutto quanto il cordolo,
però nell'ultima parte le tegole sono fissate con del cemento e quindi via il cemento, adesso si spazza e una volta spazzato si mette giù il telo e l'aggregato. Questo è uno dei casi dove anche in presenza di solare termico il fotovoltaico ha un senso. Non in tutti i casi il fotovoltaico ha un senso quando c'è un impianto di quel tipo, però in questo contesto sì, dove la produzione dell'acqua calda sanitaria verrà gestita tutta dall'impianto solare termico, dove invece tutta la produzione elettrica verrà gestita dall'impianto fotovoltaico potenziato. Adesso ultimo spazio qua, poi andiamo da Sergio e poi andiamo a fare anche un sopralluogo assieme. Fase principale è quella qua. Guarda che spazza bene, guarda come spazza bene Pietro. Una cosa che mi sono dimenticato, dopo i pannelli ci vanno anche questi, ovvero tutto l'impianto sarà tutto ottimizzato anche in presenza di falda sud. Questo perché per noi è fondamentale, non solo perché l'ottimizzatore va ad ottimizzare anche la tensione in uscita, va anche, vedi quel camino, anzi te lo faccio vedere dopo, va a migliorare le prestazioni anche in falde completamente a sud, perché ottimizza poi anche in base alla variazione temporale, però gli ottimizzatori servono tantissimo anche per quello che riguarda poi il monitoraggio non solo dell'intero impianto ma anche del singolo modulo. Parlando invece di lamiera aggregata, eccola qua, quindi lamiera aggregata di decimi importanti, verniciata a caldo, e questo poi durerà veramente anni, ma questo ce lo dirà solo Simone. Adesso andiamo veramente da Sergio. E mentre gli ottimizzatori sono là, i pannelli si stanno prendendo l'ombra. Questa è la dimensione di un modulo fotovoltaico potenziato, potenziato perché produce più watt rispetto a quelli normali e poi dà la possibilità di avere meno moduli, quindi nel corso del tempo equivale a meno assistenza, meno rotture. In questo caso i moduli sono 10, per cui si va a sfiorare quasi 6 kW di potenza installata, e che è il fabbisogno per questa abitazione. Poi una cosa importante è che tutto l'impianto ha già la possibilità di essere potenziato e quindi combinato un domani con un sistema di accumulo, ed eventualmente se quelli che sono i consumi dovessero aumentare, beh, tutto quanto è già predisposto per aumentare anche il numero di pannelli installati sul tetto. Questo è importante perché, come sai, la vita cambia, le abitudini anche la famiglia. Simone potrebbe avere un altro figlio e quindi è sempre meglio avere la possibilità di avere un impianto aperto. Adesso siamo arrivati qua da Sergio e la prima cosa fantastica è questa. Una, due e tre. La seconda cosa fantastica adesso la vediamo. Barra in alluminio, al di là di quello, una cosa che qua da Sergio si farà è anche l'installazione di un clima, non direttamente da noi, ma da due ragazzi che collaborano con noi, che fanno solo climatizzazione, perché nel lato del sopralluogo è emersa anche la volontà di Sergio di avere un po' di più aria fresca. E eccola, con la parte di climatizzazione non si discute, si lavora con Mitsubishi o con Daikin, perché a nostro avviso sulla parte dell'aria fredda sono imbattibili. Altro particolare, mentre lui si mangia la mela, questi sono tutti i particolari della Wurt che sono correnti per un'installazione fatta bene. E in quanto a installazione fatta bene, vediamo se Sergio... Installazione bene, adesso aspettiamo, si è terminato il lavoro. Lo vedi che è sudato? Lui è il prossimo nostro operaio. Guarda, certo, che ma sai quanto ti costo io? Sono le 10:30, i ragazzi sono arrivati alle 8:30. Sì. A me non interessa tanto alla qualità del lavoro, perché so già che lavorano da Dio, da protocollo, però le prime impressioni, Sergio? Buonissime, molto ben organizzati, veramente bene. Mi ha chiamato anche Michele, uno degli installatori, dicendomi che nella falda sud è riuscito a combinare 4 moduli anziché 2. Quindi perfettamente, meglio. Molto meglio. Bene, adesso vado su nel tetto, poi devo fuggire a Fagagna per un sopralluogo, ma ritorno dopo e vediamo se l'uomo è un po' più presentabile. Prima di andare nel tetto e di essere messo in sicurezza, sempre due parole spese su quelli che sono i moduli, anche qua, moduli potenziati, poi lo vedrai perché la falda è abbastanza particolare, e in ogni modulo verrà inserito l'ottimizzatore. Qui è diverso rispetto a Simone, in quanto le falde interessate sono due, falda sud e falda ad ovest, per cui l'ottimizzatore va ancora meglio rispetto a Simone. Meglio perché?
perché va a completare il ciclo di lavorazione per cui l'ottimizzatore è stato creato, ovvero ottimizzare ogni singolo pannello in base agli ombreggiamenti. Poi vedrai anche nel tetto c'è un vecchio impianto solare termico naturale che va ancora da Dio, c'è un camino, ma va a ottimizzare quello che è il movimento del sole, quindi la produzione di ogni singolo modulo, falda ovest e falda sud. Ma adesso andiamo nel tetto. Ottimo, allora siamo nel tetto. Questa è la parte a sud, questi sono gli staffaggi già ancorati, come vedi tutto quanto è già stato fissato nella parte, nella barra sotto, nella barra sotto, presenza anche di vespe, di api, e poi tutto il tetto è stato anche siliconato. In questo contesto è stato siliconato con silicone a alta temperatura direttamente dal titolare dell'abitazione, da Sergio. Però volevo farti vedere particolari. In tanti ci chiedete come vengono eseguiti gli staffaggi. Gli staffaggi possono essere eseguiti in più di un modo. Noi, quando si trovano tegole di questo tipo, utilizziamo questi della Wurt. C'è questo perno, guarnizione anti UV, questa viene schiacciata da questo dado, sempre in acciaio inox, e permette di non far entrare eventuale acqua qui sopra. L'importante è inserire il perno non nella parte concava della tegola dove scorre l'acqua, ma nella parte convessa, quindi nella parte alta. Poi terraggio in alluminio, barra in alluminio e tutti i materiali certificati. Due parole, anzi prima delle due parole, quello che è l'impianto solare termico naturale, ti faccio vedere invece la parte ad ovest. Quindi qui verranno installati gli altri moduli potenziati sempre. In questa prima fase io ho terminato, devo correre qui a mezz'ora per fare un sopralluogo, però due parole anche su quello che è l'impianto solare termico. Questo è un impianto solare termico della SolArt, faccio anche il nome perché a volte si faceva SolArt e anche Super Solar. Impianti a circolazione naturale di ottima qualità per quello che è l'impatto di un impianto solare naturale. Qui una cosa interessante, come vedi, guarda la linea della tegola, effettivamente per far funzionare bene un impianto naturale deve essere leggermente disossato, questo perché il glicole caldo sale qua, scambia con l'acqua all'interno del serbatoio e poi torna giù da quella parte, e quindi lavoro fatto bene e impianti che mi ricordano un po' la mia storia iniziale. Ok, allora adesso andiamo via, tu ricordati questo primo impatto e poi, anzi, prima di andare via andiamo sotto nel locale tecnico e poi ricordati tutto quanto nudo e lo vedremo vestito.